Una piazza piena di persone questo pomeriggio a Prato per dire no al fascismo e per ricordare i valori della resistenza, i valori che hanno dato vita alla Carta Costituzionale. Come vedete ci sono bandiere dei partiti, bandiere dei sindacati, ci sono associazioni, movimenti, tutti uniti per ribadire il proprio no a chi ha deciso e ha scelto di commemorare ciò che è avvenuto 100 anni fa, ovvero la fondazione dei fasci di combattimento da parte di Benito Mussolini. Abbiamo realizzato molte interviste sia alle persone che sono venute qui in piazza, sia alle istituzioni che hanno preso parola per raccontare, per spiegare il motivo per il quale sono qua. C'è un limite, c'è una soglia, c'è un confine che non doveva essere oltrepassato ed è quello di commemorare la nascita del partito fascista. Io sono presidente di una sezione ampi di Firenze. Perché siete qua? Ma è una cosa semplice, per difendere la democrazia. Quanti anni hai? 18. 18, perché sei qua? Per dimostrare il mio dissenso nei confronti della manifestazione fascista. La nostra Costituzione è una Costituzione che ha fondato una Repubblica fondata sull'antifascismo e noi dobbiamo continuare ad essere convinti di questo. Oh bella, ciao, 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 partigiano, porca miseria, che ti sento di morire. Io trovo molto grave che il prefetto e il questore di Prato abbiano autorizzato proprio oggi la manifestazione di un'organizzazione che secondo la nostra Costituzione andrebbe sciolta. Questa è la risposta dell'anima vera della città di Prato, una città democratica, antifascista, che ama la libertà e la persona. Nei prossimi giorni, con più calma, torneremo sulle responsabilità di chi ha consentito tutto questo. Credo che siano una miserrima minoranza, la quale però fa un po' come da dissodatore, insomma, del terreno per altre forze ben più ampie che si richiamano a questa modalità, a queste pulsioni razziste, a questa idea che non possa esserci convivenza. Qui c'è una maggioranza di forze di sinistra, però non avete problemi a manifestare insieme a loro? No, assolutamente no, io spero che non abbiano problemi nemmeno gli altri, anche se un po' di episodi, devo essere sincera, ci sono stati. Io credo che il valore dell'antifascismo è un valore che non ha colore, non è di sinistra, né di destra, né rosso, né nero, dovrebbe appartenere a tutti i cittadini dello Stato italiano. Siamo qui per dire che siamo per un paese, una città aperta alla pace, alla solidarietà, all'inclusione, con la speranza che questo sia un messaggio che ci accomuna tutti.